Si è concluso il primo mese del 2022, il mio primo mese da 5 video a settimana, anzi devo dire 7 video a settimana perché io pubblico anche un video ogni domenica sul mio canale di nutrizione e un video ogni domenica sul mio canale relativo alla musica rilassante. Ma in questo contenuto odierno voglio principalmente concentrarmi sul fatto che ho iniziato su questo canale Io Risparmio questo esperimento per risollevare un po' le sorti del canale, cercando anche di portare contenuti che fossero il più frequenti e il più vari possibili e soprattutto che fossero di una maggiore qualità. Oggi ti racconto questo primo mese e ti dico se effettivamente è andato come speravo, se ne è valsa la pena, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io, come sempre, sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore di là, della porta accanto. Oggi ti faccio fare i beati fatti miei. Ti dico se effettivamente il primo mese in cui ho sperimentato la pubblicazione furiosa e serrata ha sortito gli effetti sperati. Voglio andare a comparare i dati sia del mese precedente, dicembre 2021, ma anche di gennaio 2021 per capire se il trend rispetto allo scorso anno fosse già cambiato di per sé e se anche in termini monetari sia migliorato qualcosa, perché è una passione, è un gioco, ma ne deve valere la candela. Per prima cosa andiamo a guardare cosa è successo l'anno scorso a gennaio 2021, dove io mi stavo già preparando per ripartire dalla mia amata Irlanda che tanto mi manca e ritornare qui in Italia a vivere. Il 14 di febbraio avevo già tutti i pacchi pronti e i video registrati e montati nel periodo della mia assenza, quella in cui viaggiavo. Ma come si era chiuso il mese precedente? All'epoca il canale andava alla grande, era in una forte espansione e cresceva veramente tanto. Pubblicavo due volte a settimana, un video ogni martedì e un video ogni venerdì e poi solitamente facevo la live di Buonanotte Mercati o di Rizza le Orecchie ogni mercoledì. Come si può vedere dallo screenshot, io avevo realizzato in quel mese 19.053 visualizzazioni con 1.998 ore totali di visualizzazione. Anche gli iscritti crescevano benissimo e tantissimo, a un ritmo di circa 250 al mese, 253 in questo caso, di numeri che in quel periodo mi facevano crescere veramente tanto. Di queste quasi 2.000 ore avevo anche una visualizzazione media molto alta, in media i miei video venivano guardati per 6 minuti e 17 secondi. Sembrava essere tutto in discesa, tutto semplice, e ovviamente ci si fanno tanti film nella testa. Ora in grano, il canale cresce, bla 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 bla, insomma, le solite cose. A dicembre del 2021, neanche un anno intero dopo, la storia com'era diventata? Ma come direbbe Abbatantuono in Attila, un lacco di sangue. Solo 9.207 visualizzazioni, meno della metà. E se guardiamo il tempo che i miei iscritti e non passavano a guardarmi, un terzo di prima. Meno di 690 ore e 42 iscritti al mese, praticamente un sesto di quello che facevo 11 mesi prima. Dicembre è solitamente un mese fiacco, ma i numeri di dicembre 2020 erano praticamente simili, quasi uguali, a quelli di gennaio 2021, solo una leggera flessione dovuta proprio alla stagionalità. Anche in termini di visualizzazione media è scesa in maniera molto importante, arrivando a 4 minuti e 28 secondi, per cui era da decidere se volevo continuare a fare le cose per bene ed attrarre più pubblico e, diciamo, far crescere il canale, oppure finirla qui e fare altro. Non sono un tipo che si arrende, mai. E il fatto che mia moglie, come voi sapete, sia a casa fino a giugno, mi ha messo il turbo per fare in modo che questo progetto fosse più di YouTube, ma venisse trattato come un'azienda, come un'impresa a tutti gli effetti, e che io e mia moglie ne fossimo i proprietari. Beh, questo gennaio 2022 com'è andato? Guardate i numeri. Questo mese ho fatto 12.553 visualizzazioni con 1.000 ore abbondanti di watch time e più di 90 iscritti, 98. Ho duplicato gli iscritti e le visualizzazioni e siamo riusciti a portare anche le ore di watch time al doppio. Siamo andati corti di 200 ore, ma non è che l'inizio, vero? Anche il watch time è cresciuto del 7%. Se devo essere sincero facendo due conti, devo ammettere che però partivo dal fondo del barile e non potevo che crescere facendo le cose un po' meglio. Ma la cosa che mi ha dato molte soddisfazioni è che mi attendevo anche, pubblicando più spesso, una flessione delle visualizzazioni per ogni singolo video. È una cosa che succede spesso se si prende l'abitudine di pubblicare più frequentemente. Calano le visual totali, ogni video, invece ho avuto la bella sorpresa di vedere che in molti casi
queste sono aumentate ed è quello che mi dà ancora più corda, perché vuole dire che ora i video vengono seguiti con più piacere, presumo, e sia anche per il fatto che ho cercato di migliorare sia l'immagine che l'audio, che l'editing grazie a mia moglie Francesca che si è messa sotto a imparare a DaVinci Resolve, dalle copertine grazie a Federico, e insomma mi sono migliorato tantissimo in tante cose. Ovviamente non è che all'inizio, non è che ho raggiunto il top. Per quanto riguarda le entrate, come potete ben capire, con un calo così importante di iscritti e di visualizzazione non riuscivo neanche a pagarmi le bollette della luce del gas. Anche sotto questo aspetto mi ritengo soddisfatto con Google, che questo mese mi dà più o meno il 29,5% in più del mese scorso, di dicembre 2021. Si tratta ovviamente di un mese, e per cui non è che siamo qui a cantare vittoria per prima, è inutile fare i conti senza l'oste, ma è sicuramente uno sprono a capire che stavo facendo le cose fatte male e che ora sto piano piano cercando di migliorarle. Diciamo che sono un po' sulla strada giusta, ma mi resta solo che perseguirla, perché adesso ho cominciato a migliorare, ma devo migliorare sempre di più. A fine anno poi andrò a tirare le somme e vedremo se effettivamente questo percorso sia semplicemente un fuoco di paglia o sia il percorso ideale da perseguire. Devo ringraziare, come non finirò mai di ribadirlo, mia moglie per l'enorme mano che mi sta dando, soprattutto per l'editing video, ma per tante altre cose. Soprattutto devo ringraziare voi che mi seguite e mi supportate ogni giorno con i commenti, con i like e con i suggerimenti, perché miglioro anche grazie a voi. Ti lascio qui con la speranza che la community stia sempre qui ad apprezzarmi e che continui a farlo in futuro. Lascia un pollice in su, perché questo sì che farà crescere il canale, e a YouTube sembra che gli piacciono proprio i pollici così. Poi, se sei nuovo sul canale, ti prego di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche, così sarai sempre informato su ogni mio nuovo video pubblicato. L'unica cosa che mi resta da dirti è di augurarti un buon weekend. Noi ci vediamo poi lunedì, ti lascio un buon fine settimana, e lunedì ricominciamo la settimana con Buonanotte Mercati. Grazie ancora, ciao.